tutti, sono Barbix Tanks e benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi è un po' interessante, un po' di quegli argomenti chiacchiericci che spesso affrontiamo insieme. L'argomento di oggi non è troppo nuovo, abbiamo una novità che lo è. Stiamo parlando del cinema in streaming. Sempre più spesso i colossi dello streaming stanno creando dei film. Prima, insomma, si dilettavano solamente con le serie TV per competere con la televisione, ma adesso sono in competizione con il cinema. Noi vediamo per esempio Amazon e Netflix che fanno sempre di più film e ambiscono soprattutto a una cosa: ai premi. E l'argomento di oggi è il motivo per cui sia Amazon sia Netflix tengono segreti gli incassi dei loro film. Come sapete, alcuni film, per poter accedere poi all'elezione per quanto riguarda degli awards, dei premi, devono andare in sala per un tot di giorni. E sempre più spesso noi vediamo film come The Reporter di Amazon, oppure ancora The Irishman di Netflix, che vanno in sala per un tempo limitato. I due colossi, sia Netflix sia Amazon, hanno deciso di tenere segreti gli incassi di quei giorni. Cosa vuol dire tutto ciò? Perché e come tutto questo cambierà il cinema? Questo sarà l'argomento del video. Spero sia un video interessante. Sono molto curiosa di sapere la vostra opinione, se sapevate già questa cosa, come questa decisione potrà cambiare il cinema, potrà influenzarlo, magari potrà essere presa da altre produzioni, insomma, ne parleremo un pochino insieme. Nel caso vi tenesse compagnia a questo video e vi andasse di supportare il mio canale, perché insomma trovate degli argomenti interessanti, potete farlo mettendo un like, iscrivendovi al mio canale, oppure ancora qui trovate il mio Instagram, taggandomi mentre state guardando i miei video, mi fa sempre molto piacere. Questa è la mia collezione di tazze che trovate disponibile sul mio shop. Oppure, se amate le magliette come questa è di Pumpling e potete sostenermi utilizzando il mio codice. Il codice Sghicio, perché Sghicio tornerà di moda. È un codice del 20% di sconto, è affiliato e vuol dire che voi avrete uno sconto e allo stesso tempo sosterrete il mio canale. Quindi nel caso vi andassi ad utilizzarlo, grazie mille davvero. Ma iniziamo a parlare dell'argomento di oggi, ovvero gli incassi segreti. Ho trovato questa notizia molto interessante perché io onestamente non ci avevo fatto caso. Ultimamente sono andando sempre di più a vedere gli incassi per tentare di capire poi le strategie. Ci sono molte persone che credono che gli incassi molto grandi di un film testimonino la qualità di un film, ma secondo me no, è una mezza verità. Dipende da tante cose, insomma, la qualità di un film, l'impatto. Ci sono dei film che fanno un grande numero di incassi, poi vengono facilmente dimenticati, altri invece che erano flop e diventano man mano dei film iconici con il tempo. Dipende da tante cose, quindi secondo me bisogna sempre prendere un po' gli incassi come uno degli elementi di paragone, uno degli argomenti su cui riflettere per quanto riguarda un film. Possono essere sintomo di qualcosa più grande per quanto riguarda la strategia, il cambiamento del mercato e anche il cambiamento per quanto riguarda il pubblico. Come sapete, il fatto che la Cina sia diventata il box office numero uno ha influenzato pesantemente le produzioni di Hollywood, che sempre più spesso, insomma, sta andando verso quella direzione. Ma c'è un ma. Se il cinema e le grandi major sembrano andare nella direzione dei soldi, ovvero lì dove ci sono, ovvero il box office cinese, dall'altra parte ho trovato molto interessante la decisione dei colossi dello streaming, ovvero Amazon con Amazon Prime. Se voi avete Amazon Prime, avete anche Prime Video, che è incluso, fate un abbonamento annuale a Amazon Prime e c'è anche quello, e allo stesso tempo con Netflix. Ho trovato interessante la direzione che hanno preso. Vi avevo parlato già di queste cose per quanto riguarda i video sul boicottaggio di The Irishman da parte di alcune catene di cinema, e come sapete, essendo due major nuove, Amazon e Netflix, diciamo che le altre si sono già spartite le catene di cinema. Le catene più grandi di cinema hanno già un contratto con le maggiori major, quindi che ne so, Warner Bros, Universal, Sony, Disney, hanno già degli accordi pregressi solidi, delle conoscenze con le maggiori catene cinematografiche, e ovviamente non è che queste dicono vabbè, noi togliamo tutto per farci gli accordi con Netflix, che non fa uscire per esempio un film al mese. Disney fa uscire quasi un film al mese, quindi vuol dire che per quasi tutti i mesi occupa determinati spazi. Immaginate come se fossero delle camere d'albergo, cioè il tuo albergo, e insomma sai che questi clienti facoltosi occuperanno un gran parte del tuo hotel, e sarà una cosa di successo perché si comportano bene, danno una buona mancia, eccetera eccetera. È un po' la stessa cosa. Ci sono Netflix e Prime che si stanno affacciando a tutto ciò e non possono competere per quanto riguarda il pubblico, perché loro, il loro core, la parte tosta del loro pubblico non è quella che va al cinema, ma quella che sta a casa e vede quei film in streaming. Si dice infatti che The Irishman fosse stato visto in streaming
following da tipo 5 milioni di account, tantissimo, tipo nel giorno stesso degli Stati Uniti, e non ricordo precisamente bene il nome, però diciamo che loro non possono competere per quanto riguarda le persone che andranno fisicamente al cinema, però hanno necessità di far uscire il film al cinema, perché altrimenti non può entrare e essere preso in considerazione per i premi, e quindi molto spesso si rivolgono a delle catene di cinema più, se che ne so, il Grand Hotel di Milano è occupato da tutti i dirigenti delle grandi multinazionali che hanno gli uffici lì a Milano, e magari tutto è pieno per quanto riguarda quell'hotel, magari quella nuova società, quella nuova startup deve prendere una camera in affitto in un bed and breakfast. È un po' la stessa cosa per quanto riguarda Netflix, Amazon e queste grandi major. Molto spesso i loro film sono trasmessi da cinema indipendenti che quindi non sono legati da dei contratti con delle grandi major, e a volte diciamo che possono decidere volta per volta. Ma qui arriva secondo me la parte interessante, ovvero perché non parlano degli incassi. A quanto pare non c'è nessuna legge negli Stati Uniti che obblighi le major a rivelare quanto un film abbia effettivamente guadagnato al box office. Anzi, recentemente il regista, mi sembra di Doctor Strange se non sbaglio, ha rivelato che in genere il budget reale di un film non viene rivelato, ovvero quello che noi lo sappiamo che in genere viene rivelato dalla casa di produzione è molto più basso rispetto a quello reale. In genere ha detto che mi sembra il 25% in meno, così che gli incassi facilmente diventa un film di successo grazie agli incassi del botteghino. E se le major sono così, diciamo, basate, ancorate agli incassi, è una cosa anche comprensibile. Anche Netflix ha dei guadagni diversamente a quanto pare tramite gli abbonamenti e tutto, e tiene al fatto che ci siano questi abbonamenti, non è che insomma campa d'aria. Se diciamo nel mondo del cinema classico tutto è basato dagli incassi, quindi delle saghe che non hanno successo non continuano ad essere fatte perché il primo capitolo è andato male, addirittura ci sono certi film che vengono sentenziati come flop, successo dopo la prima settimana, se il primo weekend va male è andata, per esempio era successo con Charlie's Angels. Durante l'anteprima non aveva raggiunto neppure $1 milioni e quindi già era stato bollato come flop, cosa che effettivamente poi è diventata. Però diciamo che la visione delle major è molto ancorata agli incassi, e neppure per quanto riguarda le critiche, perché ci sono dei film che sono stati un po' tiepidi, accolti un po' tiepidamente da parte della critica, però sono andati bene di incassi e quindi fanno il secondo film, come per esempio Venom, o come si dice potrebbe essere Joker, che è stato tacciato di essere un film pericoloso negli Stati Uniti perché insomma parla di anarchia e quindi gli statunitensi ha preso un colpo. Trovo molto interessante la scelta di Amazon di non rivelare questa cosa, non sono obbligati quindi non la rivelano. Perché tutto ciò? Credo che sia proprio questa la parte interessante. Secondo me il motivo per cui non lo rivelano è che oggi noi percepiamo un film bello anche in base a quanto guadagna. Quindi se un film di successo fa tanti soldi lo percepiamo come bello, qualcosa di desiderabile. Se invece è flop non vogliamo vederlo. E per forza di cose loro, per quanto riguarda gli incassi, secondo me non possono competere, perché come vi ho detto, se tu mandi un film su 100 sale e l'altro lo mandi su 2 sale non hanno la stessa possibilità di fare gli stessi risultati. E quindi proprio per questo partono in svantaggio per quanto riguarda gli incassi, e sembrerebbero non essere interessati agli incassi, perché i film che questi due studios, diciamo, mandano al cinema non sono quei film di largo consumo, tipo quei film che un po' trash che richiamano pubblico, tipo The Kissing Booth per dirne una, quindi quel film un po' after che potrebbero avere successo al botteghino, ma sono dei film che vengono rilasciati al cinema solamente con uno scopo, quello di poi essere candidati per i premi. E questi due studios sembrano puntare non tanto in generale, quindi prendere le decine e basta, e mandarci tutti i film, o mandarci diversi tipi di film, ma sembrano voler proiettare solamente alcuni tipi di film, che sono cinema, diciamo, autoriale, d'autore, ovvero da festival, ovvero proprio non da largo pubblico, ma per i premi. E ho trovato questa cosa molto interessante, perché noi parliamo sempre di cinema come qualcosa che è soldi, industria e arte. Le due cose non possono essere diversamente, però sembrano che questi studios abbiano una strategia quasi antieconomica, differente. Probabilmente sarà una cosa momentanea, secondo me la loro strategia è per prendere credibilità, perché agli occhi di Hollywood, se voi pensate a qualche anno fa, Netflix era visto come robetta per ragazzini, cioè roba che non era concreta, non era seria come cinema. Quindi proprio per questo secondo me entrambi vogliono acquisire credibilità, e la credibilità te la prendi con i premi.
Infatti l'anno scorso il fatto che Roma, il film di Netflix, abbia preso dei premi importanti è stata una gran cosa per Netflix stesso. E secondo me sia lui sia Amazon vogliono andare nella stessa direzione, prendere credibilità e poi dopo vedremo se effettivamente faranno uscire un po' la qualunque, quindi pure il film trash lo buttano lì e per acchiappare soldi oppure no. Credo sia interessante tutto ciò, non è ben chiaro a livello economico come Netflix per esempio prende i propri soldi, perché se Amazon, insomma, sappiamo che, cioè, Amazon è un colosso, come abbia costruito e acquisito, insomma, la sua, non dico monopolio, però la sua grandezza. Netflix è un po' differente, insomma, non ha un e-commerce che è tra i più redditizi al mondo associato, ma è solamente Netflix. Quindi sono molto curiosa di vedere come andranno queste cose. Credo che il motivo per cui non arriveranno questi incassi è proprio perché altrimenti sarebbe poco il proprio incasso e scoraggerebbe le persone anche di vedere il film. Perché oggi pensiamo a pochi incassi, poche views, poche vendite, uguale flop, uguale qualcosa di brutto, e nessuno vuole qualcosa di più brutto. Tu vuoi qualcosa che è sulla bocca di tutti, che tutti conoscono, che tutti hanno apprezzato. C'è questa cosa di sensazione che solo tu ancora non hai visto quella cosa. Puntano molto a livello di questo stratagemma psicologico, e gli incassi bassi ovviamente non dipingerebbero quel film come qualcosa di allettante, insomma. Quindi secondo me credo sia quello il motivo principale per cui non arrivano a queste cose. Però, come vi ho detto, è una scelta controcorrente. Mi piace sinceramente che questi due studios vogliano puntare molto sulla qualità, ecco. Certo, qualità per quanto riguarda la parte cinematografica, poi le creazioni di Amazon, così come di Netflix, la zozzeria, voglia quanta ce n'è. Però trovo molto interessante che loro aprirsi al cinema sia sempre più abbottonato, cioè abbiamo uno o due film belli e puntiamo tutto su quelli e vi mostriamo quelli. Quando andiamo al cinema è perché abbiamo qualcosa da dire, ecco, un po' così. Lo trovo interessante. Ci sono state anche delle occasioni in cui Netflix, pensa, Netflix Italia va mandato al cinema, ha fatto l'anteprima di un giorno solo col film di Giannini, che era bruttarello, era una mezza specie di commedia. Non era un granché sinceramente quel film. Però sono curiosa di vedere come si evolverà la cosa, ovvero queste due piattaforme rimarranno così, diciamo, dure pure, perché per esempio Netflix aveva comprato un cinema, tra mille virgolette, insomma, c'era un cinema d'autore, De Sé, che proiettava solamente, era l'unico film rimasto, mi sembra, a Manhattan, con solamente una sala, e proiettava principalmente film De Sé, e rischiava di chiudere, e Netflix l'ha salvato per non si sa bene come, è stato tutto molto segreto, ecco. Quindi sembrerebbero quasi volersi intrufolare nel panorama indie questi due colossi. Sono molto curiosa di vedere come si svolgerà tutto ciò. Saranno delle potenze economiche che creeranno quasi dei monopoli per quanto riguarda il panorama indipendente? Potrebbe essere. Vediamo come andrà avanti la situazione. Potrebbe aver preso una nicchia di mercato e voler coltivare quella? Potrebbe essere che vogliono comunicare diversamente il cinema, quindi non il cinema spettacolare, ma il cinema evento, quindi esattamente come, che ne so, un concerto in cui il cantante fa una data nella tua città e basta, loro fanno la stessa cosa con i film. Potrebbe essere, io sono molto curiosa di vedere come si svolgerà tutto ciò. E insomma, sono curiosa di sapere anche che cosa ne pensate voi. Quali sono le vostre ipotesi? Ditemelo con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per essere iscritti al mio canale, per sostenere il mio canale con i like, i commenti, iscrivendovi, condividendo i video. Grazie mille davvero. E se avete qualche consiglio su qualche argomento da trattare in merito al cinema, scrivetelo pure qui sotto. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!